venerdì è arrivato, fine settimana, anche la mia ora di ritiro spirituale ci sto andando adesso. È una delle parti che mi piacciono di più, perché veramente non pensavo, non ho sempre sentito parlare, visto nei film, letto, sentito di amici che lo facevano, ma non credevo che potesse effettivamente darmi così tanto. Dovrebbe essere un po' più frequente durante la settimana, onestamente. Un'oretta alla settimana da sola non mi basta. E niente, allora domani andrò a diciamo vedere, credo, perlomeno, perché vabbè, c'è qualche problemino logistico, la mia prima asta immobiliare. Non so assolutamente cosa aspettarmi, quindi vabbè, io non dovrò concludere un granché, perché come sapete non ho possibilità attualmente finanziare né tutte quelle conoscenze che servono per portare avanti con successo, profittevole quantomeno, un'operazione di questo genere. Però voglio cominciare a farmi un minimo di quadro completo su quello che sono tutte queste varie tipologie di operazioni. Che dire di altro? Ieri mi ha chiamato il concessionario. Grazie a Dio finalmente la macchina è arrivata. Io avevo capito che ce l'avevano già lì questa macchina. Sabato, non questo, quello prossimo, andrò finalmente a firmare il tutto, a fare il passaggio, lasciare quella, l'attuale, questa qui, e a prendere l'altra. Sono soddisfatto una volta ancora, lo dico, perché comunque per me è un mettere in pratica quelli che sono dei piccoli concetti di diciamo finanza personale, che comunque negli ultimi anni ho sempre appreso, ma che poi difficilmente riesci magari a mettere in pratica immediatamente, perché comunque, come vi ho detto, magari sai, la macchina ti piace, ma sì, dai, troverò altri modi per, insomma, tante mille menate, mille scuse. Adesso invece si vede che la mia testa, la mia mentalità è settata in un certo modo, e quindi sono più propenso, ecco, a fare questi a mettere in pratica anche questi concetti. Quindi ciao GT86, sabato prossimo. Ben arrivata macchina dei puffi. Io non lo so, sarà della Mattel, sarà quella macchina. Vabbè, poi magari è meno scandalosa di quello che sembra. Vabbè. E mi piace perché il concessionario, il venditore, sembrava più preoccupato di me. Sono arrivato lì e gli ho detto chiaramente: guarda, a me serve una macchina piccola che mi consumi poco, che mi serva solamente come mezzo di trasporto. E boh, dammi quello che hai, carta bianca e via dicendo, no? E mi fa: vabbè, però dai, almeno questo te lo metto, tanto non è a pagamento. Effettivamente quello che mi ha messo poi, a parte niente, non era niente a pagamento, mi fa: dai, almeno questo te li metto, i cerchi in lega, dai, te li metto, sono in offerta, non costano nulla, sono gratuiti, perché almeno la macchina un minimo te la devi vivere, te la devi godere. Cioè, mi ha fatto... l'ho apprezzato, perché comunque dal canto mio me ne fregava niente, cioè, nel senso, non ci avevo neanche pensato, perché onestamente proprio non, è l'ultimo dei miei pensieri quello della macchina. Vabbè, chapeau, grazie. Bene, The Founder lo finiremo di vedere la prossima volta, anzi, se non l'avete mai visto, io l'ho quasi finito, vi consiglio di darci un'occhiata se siete curiosi di sapere com'è nato McDonald's. Infatti è la
storia di Ray Kroc, uomo di successo e fondatore di McDonald's, che a 50 anni suonati dà dimostrazione di come l'età sia relativa per quanto riguarda l'arrivo al proprio successo personale. Avevo già letto il libro, il film è interessante, con Michael Keaton, che è uno dei miei attori preferiti, ed è secondo me utile guardarlo non solo per quanto riguarda l'aspetto appunto in merito alla motivazione, alla creatività, alla volontà di arrivare dove vogliamo arrivare, ma anche per quanto riguarda l'aspetto negativo del successo, ovvero inseguire il nostro successo personale non significa trascurare quello che è l'aspetto familiare, ok? Quindi io spesso do un'occhiata a questi film, a libri di storie di successo dove comunque appunto c'è stato la trascuratezza dell'aspetto familiare, perché è tutto quello che io non voglio, ovvero mi sta bene inseguire i miei progetti, i miei obiettivi, ma assolutamente la mia famiglia, la mia ragazza, l'aspetto diciamo familiare è fondamentale. E soprattutto è uno dei motivi per cui inseguo i miei obiettivi. Detto questo, sto andando per le tre a visionare appunto quello che è l'immobile. Dovrebbe essere una villa che andrà all'asta, infatti oggi non sarà l'asta vera e propria, chiaramente sarà la visione dell'immobile con il procuratore fallimentare. Anche questa per me è una cosa nuova, ho sempre letto tanto anche su queste cose, ma come sempre applicare la teoria poi alla pratica sono due cose totalmente differenti. Ci vediamo con l'agenzia e penso altri 3 o 4, se ho capito bene, interessati attivamente loro all'acquisto. E niente, quindi cercherò di farmi un'esperienza anche su questo, cominciare a capire un attimino come funzionano gli ingranaggi delle aste. E anche oggi direi che qualche passettino in avanti lo stiamo facendo per mantenerci sempre sul pezzo e non mollare mai. Ok? Dopo. Siamo qui che aspettiamo il procuratore fallimentare, c'è già l'agenzia, due ipotetici compratori, adesso vediamo, appena arriva andiamo su, nessuno sa dove sia, quindi non ci avventuriamo neanche, sappiamo solo che appunto la strada è sterrata. Speriamo che con la mia macchina, mi sono fatto prestare la macchina di Paola perché la mia era troppo bassa, in più devo darla via a breve, non vorrei sfondarla proprio adesso. Ok, andare siamo andati, ci siamo fatti dare un po' di fogliame vario, immagini, modulistica e quant'altro. Allora, esperienza, la prima volta che appunto prendo parte a quello che può anche essere semplicemente la visione di un immobile che poi andrà all'asta. Però la prima cosa che così a impatto ho subito colto è che effettivamente quando si dice che all'asta puoi trovare, all'asta giudiziaria puoi trovare effettivamente delle occasioni, o comunque chiamiamole occasioni, ma è chiaro che con il prezzo proposto, con la base d'asta di partenza, non ci si comprerebbe neanche il terreno su cui è edificata, perché parliamo comunque di 20.000 metri quadrati. Però comunque è stato interessante perché uno appunto ti rendi conto che avendo le possibilità, o comunque avendo anche semplicemente, se non le possibilità economiche, perché poi quello effettivamente il denaro in un modo o nell'altro, se trovi l'occasione lo trovi, e avendo più che altro le conoscenze, è quello che mi manca, avendo un po' tutto, effettivamente sono opportunità non indifferenti. Poi cominci a prendere un attimino confidenza con quelli che sono la modulistica, le persone anche, visto che comunque ci sono un sacco, aspettate che aggiustiamo un pochettino, un sacco di persone che veramente credono, e questo l'ho visto, l'ho letto su tanti libri, anche al Wake Up Call di Alfio Bardolla, che pensano
che alle aste appunto ci sia la mafia, no? Andrò poi a vedere anche quando avrà luogo l'asta vera e propria, in modo tale che voglio, diciamo, seguire la cosa in toto. Niente, con questo update vi lascio, tanto sicuramente avrò di nuovo sforato i 10 minuti, io non ce la posso fare, ragazzi, mi spiace, cercherò pian piano. Io vi auguro una buona serata, se questi video come sempre vi piacciono mettetemi un mi piace e se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi, seguitemi anche in questi social network che utilizzo. E niente, condividete anche questo video con i vostri amici in modo tale da farci crescere come community. E niente, alla prossima.